Oggi parliamo degli amigurumi. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. E sì, oggi parliamo di una bellissima collaborazione con la De Agostini e i nuovi fascicoli Amigurumi, dei fascicoli a cui ci si può abbonare online, 90 uscite mi pare, trovate tutto nel link qua sotto, tutte le informazioni più specifiche. Vi dicevo, dei fascicoli in cui ci insegnano a creare gli amigurumi. Le prime due uscite sono il simpatico coniglietto, l'allegro coniglietto e le due civette. Guardate che carini! E allora, come sono composti questi fascicoli? Questi fascicoli non soltanto vengono venduti con tutte le istruzioni al loro interno per creare gli amigurumi, ma vengono venduti corredati del materiale necessario affinché si possano realizzare i vari animaletti. Guardate, questo è il materiale per il coniglietto e questo è il materiale per le civette. Tra l'altro, che materiale? Sono materiali di DMC. Per chi ha mai ricamato, cucito, sa bene che la DMC è una leader in qualità di filati, quindi veramente curati in ogni minimo dettaglio. Tra le altre cose, mi sono posto un interrogativo, ma se uno non sa usare l'uncinetto, se non ha mai visto questo simpatico strumento neanche una volta nella vita, come fa? Niente paura, perché la De Agostini ci ha pensato. È al centro del fascicolo, passo passo, ci insegnano a fare tutti i punti. La catenella, il punto alto, il punto basso, il punto bassissimo, insomma, tutte le spiegazioni e anche come bisogna raccordare i vari pezzetti tra di loro. La trovo una pubblicazione molto gradevole, specialmente in questo periodo in cui siamo tutti fermi e il pomeriggio non sappiamo molto spesso come occupare il tempo. Io credo che sia un hobby creativo, uno dei vari hobby creativi che si possono abbracciare. Io sono molto curiosa di provare a farne uno, mi cimenterò e poi vi farò vedere il risultato, però adesso voglio spiegarvi, facendovi vedere, come si fanno i punti base in modo da mettervi in condizione di poter abbracciare questo tipo di tecnica più serenamente, perché voglio proprio farvi vedere, voglio fare con voi la catenella, il punto alto e il punto basso, i punti base da cui appunto partire per poi sviluppare qualunque tecnica all'uncinetto, tra cui gli amigurumi. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere passo passo ogni punto come si fa. Bene, abbiamo qui i fascicoli di amigurumi e adesso vi faccio vedere un pochino, diamo una sbirciatina all'interno. Guardate, c'è il sommario dei singoli pezzi, poi la fabbricazione giro per giro, primo giro, secondo giro, terzo giro, i vari punti con cui si saldano i pezzi del coniglietto. Ma voi mi direte, Ombretta, ma io non so lavorare all'uncinetto, cosa devo fare? Niente di più semplice che seguire soprattutto queste due pagine qua, in cui si spiega esattamente come fare i punti. Ma io, siccome sono buona e cara, vi faccio vedere come farli, così oltre al compendio scritto avete anche me che passo passo vi fa vedere come fare i singoli punti. Apriamo la confezione. Come prima cosa ricordiamoci sempre che l'uncinetto ha un numero, questo è un 3 mm che va accordato ovviamente con il filo, e vedete che nei fili c'è sempre scritto il tipo di uncinetto con cui, o il tipo di ferro con cui dovete lavorare il filo. Quindi cominciamo proprio dall'inizio, quindi non tutti gli uncinetti vanno bene per tutti i fili, c'è una grandezza, ci sono uncinetti anche piccoli piccoli piccoli. Si comincia sempre dalla catenella, che è la parte più facile e piace un sacco anche ai bambini. Come si fa? Si prende il filo e lo si passa, e almeno io lo passo sopra il dito indice, e con questo regolo un po' la tensione del filo. Io non lo annodo troppo sulle dita il filo,
passo l'uncinetto sotto e faccio un giro per fermarmi la prima solina, ancora questa non è una catenella, e faccio passare l'uncinetto sotto tra il dito e il filo, aggancio il filo e lo tiro dentro alla solina che avevo fatto. Quindi come faccio? Prendo il filo, prendo l'uncinetto che al momento è libero, lo faccio passare sotto e faccio un giro. Quindi prendo il filo e lo tiro dentro, voilà, e ho la mia prima catenella. Ora contiamo 10 catenelle, 1, 2, 3, sempre nella stessa maniera, quindi ho l'asola, faccio passare l'uncinetto sotto, lo aggancio e lo tiro dentro, 4, passo sotto, lo aggancio e lo tiro dentro, 5, passo sotto, lo aggancio e lo tiro dentro, 6, passo sotto, lo aggancio e lo tiro dentro, 7, passo sotto, lo aggancio e lo tiro dentro, 8, passo sotto, lo aggancio e lo tiro dentro, 9, passo sotto, lo aggancio e lo tiro dentro, 10, più l'asolina che non fa punto, questa non va contata come punto. E allora contiamo le catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sono 10. Abituatevi a contare le catenelle perché tutti i lavori si fanno contando i punti, perché se no non vi rendereste conto quando perdete un punto. E all'uncinetto è molto facile riprendere un punto perso se uno se ne accorge subito. Allora, per fare il punto basso, la prima cosa da fare sulla prima linea di catenelle è fare una catenella in più, perché il punto basso è un punto che alza la maglia. Quindi cosa si fa? Una catenella e non si conta, ok? Questa è una, così. E poi si comincia da quella accanto a lavorare. Come si fa il punto basso? È semplice. Si inserisce l'uncinetto nella parte superiore della catenella, così. Si prende il filo e lo si tira dentro, così. Ok? A questo punto abbiamo due piccole asole. Si prende di nuovo il filo e lo si fa passare da entrambe, così. E voilà, il primo punto è dato. Continuiamo col secondo punto. Entro, tiro il filo, faccio la seconda asola. Prendo e tiro, voilà. Andiamo col terzo. Prendo, tiro il filo e poi li tiro entrambi, ok? Andiamo col quarto. Prendo e tiro, prendo e li entro entrambi. Andiamo col quinto. Infilo, prendo il filo, lo tiro fuori, prendo il filo e lo passo da entrambe le asole. Questo è il punto basso. Quindi infilo e voilà. Di nuovo passo accanto, infilo, tiro il filo, prendo il filo e lo tiro fuori. E di nuovo infilo, prendo il filo, li prendo tutti e due e li tiro fuori. Facciamone uno a super rallenti. Inserisco all'interno della catenella e prendo il filo e lo tiro al di fuori della catenella. Ho due asole, riprendo il filo e lo faccio passare attraverso le due asole. E di nuovo infilo e tiro fuori. Infilo e tiro fuori. Contiamo se abbiamo le 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci siamo. Abbiamo preso tutti i 10 punti della catenella e li abbiamo trasformati in 10 punti bassi. Adesso però tocca passare al piano di sopra. Quindi per l'altezza facciamo un punto di catenella. Così. Ok? Giriamo il lavoro così
perché adesso devo lavorare in questo verso e mi trovo davanti questi punti. Cosa devo fare? Li conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. E tengo il lavoro così da una parte e devo inserirmi così. Vedete che sopra fanno come delle V, punti? Vi faccio vedere. Bene, io devo inserirmi in ognuna di queste V prendendo entrambi i fili che la compongono. Prendo il filo e lo tiro fuori, dopodiché prendo il filo e proseguo come ho fatto prima. Quindi inserisco il filo in entrambi, tiro fuori il filo e tiro entrambi. Inserisco l'uncinetto in entrambi i fili. Non fate l'errore di inserirvi solo in un filo perché è sbagliato. Quindi inserisco in entrambi i fili, tiro e via. Inserisco l'uncinetto in entrambi i fili, lo tiro fuori. Quindi devo percorrere la V per intero con il mio uncinetto passandoci dentro. Così. Adesso a me farvelo vedere viene malissimo. Ok, così. Quindi prendo il mio filo, lo tiro fuori e via. E faccio così su tutti i miei punti bassi del piano di sotto. E voilà, questa è una maglia a punto basso. Per passare al piano superiore sempre un punto di catenella. E ricominciamo a fare sempre la stessa cosa passando sempre dalla parte superiore. Quindi giro, conto che le mie catenelle siano 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, quindi non ne abbiamo persa neanche una e ricominciamo a fare lo stesso lavoro. E per passare al piano successivo sempre un punto di catenella in più. E voilà, punto basso fatto. Ho di nuovo una catenella da 10 punti, quindi faccio 3 catenelle per dare l'altezza. 1, 2 e 3. Ok? Queste non vanno ad essere contate nel lavoro. Comincerò dalla quarta, dalla terza catenella dopo l'uncinetto, quindi mi giro, metto il filo sull'uncinetto, mi inserisco all'interno della catenella, prendo un filo e lo tiro fuori, così, prendo di nuovo il filo, passo attraverso due asole, così, prendo di nuovo il filo, passo attraverso le altre due asole. Questo è il punto alto. Quindi lo rifaccio, filo sull'uncinetto, così entro nel secondo punto e tiro fuori un altro filo. Ho tre asole, quindi filo sull'uncinetto, esco da due asole, filo sull'uncinetto ed esco da un'asola. E continuo col terzo punto, filo sull'uncinetto libero, così, poi entro, tiro fuori, così, tiro su due asole e poi le altre due, ok? E continuo, filo sull'uncinetto e mi infilo nella catenella, prendo dell'altro filo,
lo tiro un po' fuori in modo da fare un'asola comoda, prendo l'altro filo e lo tiro fuori, quindi chiudo gli ultimi due. E di nuovo filo, mi inserisco, filo, tiro fuori dalle prime due asole e via. E di nuovo filo sull'uncinetto, mi inserisco, prendo il filo, tiro via le due asole intanto e poi di nuovo le altre due. Adesso contiamo i punti che abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivati a questo punto, facciamo 1, 2, 3 punti di catenella e giriamo il lavoro così. Cominciamo noi a lavorare subito dal primo punto, ma è possibile che in alcuni lavori vi dicano di cominciare dal secondo punto, è specificato nei vari fascicoli a seconda da dove dovete cominciare. Quindi filo, inserisco su entrambe i fili della V come abbiamo fatto anche per il punto alto, quindi scusate, filo, mi inserisco e tiro fuori il filo. Al secondo piano do un po' di spazio al filo, lo faccio crescere un po' in altezza, prendo il filo, tiro fuori le due asole, prendo il filo e tiro via il punto e continuo, filo, mi reinserisco e tiro fuori, do un po' di filo per allargare l'asola, inserisco e tiro fuori, inserisco e tiro fuori e proseguo così per tutta la seconda fila. Voilà, e anche la maglia punto alto è fatta. Certo, non è perfetta perché sono ancora un po' arrugginita, ma con un po' di pratica mi sa che riprendo. E allora, questo è il punto alto, ma c'è anche il mezzo punto alto. Ora non posso stare qui a farvi vedere tutti i punti, ma se volete che vi faccia altri tutorial sull'uncinetto e se volete magari che li divida punto per punto, lasciatemelo scritto qui sotto. Bene, adesso divertitevi ad allenarvi e dopodiché passate alla tecnica numero 3 del fascicolo, quindi iniziare un lavoro in tondo. A quel punto sarete pronti per fare gli amigurumi. Visto, e allora amigurumi vi aspetta online, vi lascio qui giù il link per comprare questi fascicoli qualora foste interessati. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, spero che questo video in collaborazione con De Agostini vi sia stato utile sia per conoscere questo prodotto ma anche per imparare i primi rudimenti dell'uncinetto. Se è così, mi raccomando, lasciate sempre un pollice in su e una condivisione, andate a sbirciare il box informazioni perché pieno di informazioni interessanti e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Io vado a fare il coniglietto, Enzo lo vuole per forza, quindi mi devo cimentare. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!